Beh, una commissione veramente importante. Io consiglierei a tutti di ascoltare l'intervento dei lavoratori del San Carlo. Ho apprezzato tanto gli interventi dei consiglieri tutti, opposizione e maggioranza, una pagina di unità per la cultura della nostra città. Adesso dobbiamo lavorare tutti per ritrovare un'intesa istituzionale sul San Carlo. Nelle prossime ore vedrò il presidente Caldoro, poi sentirò il ministro, una serie di passi. Insomma, Napoli non vuole il commissariamento, questo mi sembra che è uscito in modo chiaro, con un documento preciso. Napoli è una città autonoma, una città che non si fa commissariare sulla cultura e nella sua autonomia, quindi questo è un messaggio chiaro e inequivocabile. Cosa vi direte con Caldoro, soprattutto per tirarlo indietro? Non si può fare il San Carlo minuto per minuto. Sindaco Mansueto ha annunciato che tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, saranno al suo fianco. Questo è un importante risultato, non l'aspettava? Ma questa è una pagina storica che stiamo scrivendo da alcuni mesi. Napoli sta ritrovando l'unità. Io l'ho detto sempre, io sono il sindaco di tutti i napoletani, non sono il sindaco di una parte, del resto non ho partito. Io credo molto nell'unità dei napoletani, nella loro diversità. Quando dico Napoli città autonoma, quando dico che il mio partito è la città, significa questo: noi dobbiamo fare battaglie per l'orgoglio della nostra città. Il San Carlo è uno dei tanti tasselli dell'orgoglio della nostra città. Il San Carlo è Napoli, è il teatro, è la nostra comunità, ma faremo la stessa battaglia per altri teatri, per altre realtà, come l'abbiamo fatto per i lavoratori del trasporto pubblico, abbiamo fatto per le maestre. Noi stiamo difendendo i diritti costituzionali, sulle maestre abbiamo difeso il diritto alla scuola pubblica, San Carlo difendiamo il diritto alla cultura, cioè Napoli sta scrivendo nella sua unità delle pagine storiche ed è bene che il paese si accorga che senza Napoli, senza questa forza, noi non riprendiamo energia nel nostro paese. Quindi molto bella questa pagina di stamattina in Commissione Cultura, un clima franco, leale, costruttivo, maggioranza anzi opposizione, questa è la Napoli che ci fa andare molto lontano e ci fa scrivere belle pagine. Sindaco, dopo Caldoro sarà la volta di Maddaluni. Non possiamo fare il San Carlo minuto per minuto. Sindaco, sulla capitalizzazione patrimoniale ci sono, so che giocherà un ruolo fondamentale nel piano industriale, evidentemente ci sono delle garanzie effettive sull'acquisizione di questi immobili dal demanio? Sì, no, ma il processo è un processo serio che richiede una tempistica rapida, ovviamente con i dovuti tempi. Noi abbiamo un'unica scadenza, è quella della fine 2016 per il completamento della ricapitalizzazione, ma noi faremo molto prima, cioè entro quest'anno noi metteremo questi 40 milioni che renderanno per sempre sicuro il San Carlo, in piena autonomia, il teatro della nostra città, in modo che scongiureremo per sempre, quindi anche per i sindaci che verranno, qualsiasi ipotesi di commissariamento. Oggi è anche una giornata in cui possiamo esprimere, non c'entra nulla con San Carlo, ma c'entra per le battaglie che stiamo facendo nella nostra città. Abbiamo avuto notizia che la Procura regionale della Corte dei Conti ha archiviato il procedimento cosiddetto ASIA, dove erano state effettuate da parte dell'azienda delle procedure di internalizzazione. La Corte dei Conti ha ritenuto che non ci fossero gli estremi della colpa grave, che non ci sia stato danno erariale, una scelta autonoma che fece l'azienda, dimostrazione credo del fatto che Napoli anche in questo va controcorrente. Napoli ha deciso di puntare sul pubblico, punta sul trasporto pubblico, sull'acqua pubblica, contro le esternalizzazioni nei rifiuti che hanno prodotto un circuito camorristico e affaristico negli anni precedenti, per l'internalizzazione del patrimonio. Da oggi in poi io mi impegnerò quotidianamente a raccontare al Paese come Napoli è controtendenza, che non sposa il verbo del pensiero unico delle privatizzazioni selvagge e soprattutto non licenzia un lavoratore. Da ultimo il San Carlo, a cominciare andando indietro tutte le battaglie che stiamo facendo. Quindi Napoli non è isolata, Napoli probabilmente sta facendo battaglie molto condivise nel Paese che certe volte non vengono raccontate in modo approfondito. E chiediamo appunto chiediamo collaborazione a voi giornalisti di riuscire a raccontare quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi e in questi giorni nella nostra città. Grazie.